Buongiorno a tutti da Cinzia e dalla Biblioteca Civica di Tortona. Speravamo di poter riprendere insomma una vita normale, di potervi ospitare qui in biblioteca, ma niente da fare, anche proseguiamo con le attività a distanza. Domenica è stata la prima domenica di Avvento e quindi entriamo nella modalità natalizia. Allora anche con la biblioteca abbiamo pensato ad una serie di attività che abbiamo intitolato Aspettiamo Natale insieme. E vi faccio appunto un piccolo riassunto di quello che proponiamo in questo mese. Allora, tutti i giorni alle ore 11 sapete che c'è la lettura ad alta voce per gli adulti. Abbiamo terminato ieri con Cesare Pavese e oggi cominciamo un nuovo volume in tema natalizio. Quindi riprendiamo il Canto di Natale di Dickens, un classico amato dai bambini, ma perché no anche per noi adulti, per farci ricordare la magia del Natale. Quindi appuntamento tutti i giorni sul canale YouTube alle ore 11. Tutti i mercoledì alle 16:30 invece ci sarà una lettura sempre in tema natalizio per i bambini e leggeremo insieme Vita e avventure di Babbo Natale di Fred Baum. Tutti i martedì alle ore 15, già da qualche settimana, Patrizia ha ripreso l'appuntamento di Manualmente Lab, ha già realizzato con voi alcune creazioni natalizie, questo appunto è uno dei suoi lavoretti e l'appuntamento rimane appunto per tutti i martedì alle ore 15. Il giovedì invece alle 16:30 è ripartito l'appuntamento dei giovedì della lettura per tutti i bambini e appunto in questo mese faremo sempre delle letture tratte dai testi di Gianni Rodari, però i laboratori saranno dedicati a dei lavoretti appunto natalizi. Tutti i venerdì alle ore 18 invece la rubrica di Pia, anche questo appuntamento è già qualche settimana che è stato introdotto sulla pagina Facebook però della biblioteca e appunto Pia ci darà consigli sulle letture per il periodo natalizio. Bene, allora incominciamo la lettura di questo testo, di questo classico, Il Canto di Natale. Il signor Scrooge. Marley era morto. Di ciò non si poteva aver dubbio alcuno, giacché il suo atto di morte era stato regolarmente firmato dal pastore, dal coadiutore, dall'impresario delle pompe funebri e dallo stesso Scrooge. Ed il nome di Scrooge valeva alla borsa meglio della firma di un ministro. Perciò era evidente che Scrooge sapeva alla perfezione che Marley era morto. E come avrebbe potuto essere diversamente? Scrooge e il defunto erano stati soci per innumerevoli anni. Il sopravvissuto era l'unico esecutore testamentario del morto, l'unico amministratore, il solo curatore, colui che rimaneva erede di tutto quanto gli era appartenuto ed era l'unico anche a portarne il lutto. Tuttavia Scrooge non si abbatté per quella perdita, anzi solennizzò la giornata dei funerali concludendo un vantaggioso contratto da quell'abile uomo d'affari che era. Né cancellò dalla targa del magazzino il nome di Marley, per cui la ragione sociale della ditta rimase sempre Scrooge e Marley. Ed accadde che spesse volte la gente interpellasse Scrooge o con il suo nome o con quello del defunto, e Scrooge non se l'ebbe mai a male, anzi, rispondeva invariabilmente comunque lo chiamassero. Mai si era visto un uomo della tempra di Scrooge. Sapeva reggere il timone con pugno di ferro, era abilissimo nello spremere, torcere, abbrancare, spogliare, ammassare ed depauperare altrui, come un consumato avido affarista. Era tenace come una selce, dalla quale nessun martello sarebbe stato capace di far sprizzare una scintilla di generosità. Tutto chiuso in se stesso, controllato e solitario come un'ostrica. Conteneva in sé tanto freddo che gli gelava il viso, ne affilava il naso e gli aggrinziva le guance, irrigidiva la sua andatura e ne arrossava gli occhi, gli aveva illividito le labbra e la voce era diventata aspra come quella di una rana. I bianchi capelli sembravano cosparsi di brina, le sopracciglia ed il mento apparivano legnosi. La depressione atmosferica che recava dentro di sé la diffondeva nell'ufficio anche quando il sole elevava la temperatura al massimo. Né la festività del Natale riusciva ad alzare sia pure di un grado quel suo clima siberiano. Non c'era né caldo né freddo esterno che potessero influire su di lui. Non si riscaldava nell'estate né si raffreddava più di quanto lo era per natura durante l'inverno. Era più aspro del vento di uragano, costante nei suoi propositi più della neve nella tormenta,
inflessibile alle suppliche, peggio della pioggerella inesistente. Brina, neve, grandine, pioggia lo battevano soltanto in un punto. Esse calavano, mentre Scrooge non calava mai. Non c'era pericolo che qualcuno lo trattenesse per via, portandogli un affettuoso saluto ed un invito. Nessun mendicante osava chiedergli l'elemosina. Non v'era alcun ragazzo che gli domandasse l'ora. Mai una donna che gli avesse chiesto un indirizzo qualsiasi. Sembrava che anche i cani dei ciechi lo conoscessero, perché al suo sopraggiungere conducevano i loro padroni entro i cortili o sotto i portoni, quasi volessero significare: padrone, è meglio essere senza occhio che procurarsi il malocchio. Bisogna però riconoscere che tutto ciò lasciava perfettamente indifferente Scrooge. Anzi, gli piaceva d'essersi fatta una strada in mezzo alla vita, costringendo gli altri a scansarsi al suo passaggio.